Con dati leggermente positivi sull'occupazione, resta comunque difficile trovare un'occupazione nel nostro paese. Specializzarsi resta la chiave, come i lavoratori sicuramente senza paura, se non altro dell'altezza che stiamo per conoscere. La nostra copertina. Si dice che per lavorare bisogna fare i salti mortali e c'è chi le acrobazie le fa davvero. Non parliamo del circo né dei trapezisti, ma di chi utilizza sofisticate attrezzature per muoversi in sospensione. Sono i muratori acrobatici, operai specializzati che lavorano imbracati, invece che da una montagna si calano dalla parete di un palazzo, un modo anche per evitare i ponteggi. Il primo in Italia ad aver avuto questa intuizione è stato un ex skipper di Genova che ha pensato di utilizzare le funi in una chiave inedita e i risultati sono arrivati, visto che oggi la sua società conta 300 dipendenti e si sta allargando all'estero. Quindi l'operatore, anziché salire dal basso verso l'alto, si cala dal tetto verso il punto di intervento. La condizione? Garantire standard di sicurezza molto rigidi. Due corde, una sicurezza e una principale e non succede niente. Non bisogna soffrire di vertigini però, No, no, assolutamente. Beh, ma quelle magari un pochino poi passano se le prime volte ti spaventa. Una tecnica adottata anche dagli arboricoltori su fune, in altre parole giardinieri specializzati nella cura e nella potatura di alberi ad alto fusto, da quelli che delimitano i viali ai rampicanti dei giardini privati, fino alle piante monumentali. Siamo davanti alla magnolia bicentenaria della Basilica di Sant'Antonio a Padova, dove gli arboricoltori su fune lavorano anche 6 o 7 ore ad un'altezza di oltre 25 metri per preservare l'albero. Un mestiere antico che si reinventa attraverso tecniche moderne per questi artigiani della natura che fanno parte della CNA. Di fatica si tratta, però chiaramente è ripagata anche poi dal risultato. E un risultato i nostri acrobati del verde e del cemento lo hanno raggiunto, volare sopra la crisi.